Ricchi premi. E di questa vostra presenza sono stato contento che anche in questa occasione ricordate i miei 50 anni di sacerdozio, il mio servizio in questa comunità parrocchiale. Grazie. Allora, con tutto il cuore faccio la benedizione per i più piccoli, la C1. Salgono per le prime. Ale, bravi ragazzi. E alla fine la spunta Alessandro Senesi del pedale Chiara Vallese. Alessandro Senesi del pedale Chiara Vallese con il numero 14 arriva con il numero 10 di Properzi del Pronte per pedalare sul circuito di San Buchetto di Monte Cassiano per l'undicesimo trofeo Velo Club Monte Cassiano. Intanto la G3 al controllo, rapporti. Siete pronti? Raggiungere il primo posto, Ale proprio fino alla fine, molto bravi ragazzi. Tommaso Cingolani dell'omonimo team ha tagliato il traguardo in prima posizione. Tommaso Cingolani, il figlio di Francesco Cingolani, con il numero 85 Victor Michele. Ale, partita la prova della G3, un applauso di incoraggiamento ai ciclisti. Abbiamo detto i G3, veramente bravi i ragazzi, con il numero 8 Alessandro Baldelli dell'Alma Juventus Fano che precede Cristian Giacobbi della Potentia Rinascita. Alessandro Baldelli, il portacolori dell'Alma Juventus Fano, ha guadagnato terreno proprio all'inizio del rettilineo d'arrivo difendendo il vantaggio fin sotto. Perché alla fine dopo qualche appare proprio. Ale, partita la prova della G4, un applauso di incoraggiamento per i ultimi metri di gara. Alma Juventus Fano con Giacomo Sgherri, numero 92, l'Alma Juventus Fano va a vincere anche questa prova. Arriva con il 233 Carolina Giovannelli Esposto, che abbiamo visto pilotare il gruppo in due passaggi. Completa la prova con il 104 Alex Bramucci dell'Osimo Stazione, poi i ragazzi del pedale Chiara Vallese, ancora un portacolori. 5. Ale, partito in questo momento l'applauso di incoraggiamento per la G5, in gara 22 ragazzi, la volata della G5, vediamo la maglia giallorossa della Recanati e poi la spunta con il numero 7 Mattia Balestra del pedale rosso-blu Picenum, che in rimonta è riuscito ad avere la meglio sul portacolori. Mi fai una copia del file? 10 giri previsti per gli atleti che iniziano a pedalare. Mattia Marcozzi, Davide Novelli del sindaci. Vai! 9 giri, la conclusione. Provateci! Aspetta, chi è qui? Vincitore della gara, Diego Tonini. Volata per il secondo posto, forza. Allora, eccolo qui, è quarto. Secondo, arrivato?
Allora, Riccardo Pierangelini da Montagnolo. Allora, Riccardo. Non c'è. No, quindi. Ciao, 50 anni di sacerdozio festeggiati nel 2000. G2 femminile. Allora, ancora qualche foto. Baldelli, Cristo Giacomi, Edoardo Tesei, Alessandro Battistoni, Mirko Scherri.